Costa, il programma di approfondimento socio-politico di Telemistretta, giunto alla sua settima puntata. Questa sera parleremo di un argomento molto delicato, molto caldo, purtroppo se ne parla spesso, ovvero di violenza di genere, cyberbullismo, ovviamente, cyberstalking, una battaglia silenziosa, senza fine, l'abbiamo intitolata questa trasmissione, e lo faremo con i nostri graditissimi ospiti, iniziando dal capitano della Compagnia dei Carabinieri, il dottor Francesco Marino. Buonasera, capitano. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei. Poi abbiamo per l'associazione FIDAPA di Mistretta la dottoressa Maria Marchese. Buonasera, dottoressa. Grazie a voi, buonasera a tutti. Qui in studio abbiamo anche una giovane compagnia, ovvero Natalia Lombardo, volontaria dello sportello antiviolenza di Ana Cotulevi di Mistretta. Buonasera, grazie, Natalia. Buonasera. Invece in collegamento abbiamo in videoconferenza Sibilla Spinnatovega dell'associazione Ubuntu La Casa delle Donne. Buonasera, Sibilla. Buonasera, buonasera. Poi abbiamo Antonella Calandra, avvocato dell'associazione Cotulevi di Mistretta. Buonasera, Antonella. Buonasera a tutti, buonasera. E poi Antonella Spinnato, anche l'avvocato dell'associazione Cotulevi di Santo Stefano di Camastra. Buonasera, Antonella. Antonella, mi senti? Forse non senti, Antonella, devi aggiustare il tuo audio. E dovrebbe collegarsi anche Nadia Accetti dell'associazione Donna Donna Onlus. Ancora non è collegata? No. Ok. Ricordiamo sempre che chi volesse intervenire alla trasmissione lo può fare chiamando allo 0921 38 12 18. Chiamate, vi presentate e chiedete a me e ai nostri ospiti qualche domanda, oppure se avete anche delle idee, delle opinioni sull'argomento di questa sera. Prima di partire con il nostro giro di conversazioni, ovviamente, come sempre, la copertina di Doxa. Prego, regia. La violenza di genere, lo stalking, il cyberstalking, parole che sentiamo usare spesso, parole che sembrano lontano da noi, ma che in realtà sono molto più vicine di quanto pensiamo. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o psicologica. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti, amici o anche conoscenti. Ma oltre che la violenza fisica, molte subiscono la violenza psicologica di uomini malati d'amore o ossessionati che le perseguitano, le pedinano, non le fanno vivere con tranquillità. Insomma, questi individui commettono il famoso reato dello stalking. Ma i reati non finiscono qui, perché si fa sempre più diffuso il fenomeno del cyberstalking. Da quando internet è entrato nelle nostre vite come spazio virtuale dove intessere relazioni, si sono manifestati nuovi potenziali rischi, tra cui proprio il cyberstalking, cioè la versione online del reato di stalking, con cui si indicano quei comportamenti molesti e persecutori posti in essere attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Il cyberstalker approfitta dell'effetto cassa di risonanza offerto dal web per tormentare e denigrare la vittima. La finalità è quella di indurre uno stato di costante ansia e paura nell'altro. In questi anni sono state tante le leggi e le iniziative per tutelare le vittime di violenza e di persecuzione, dal codice rosso al revenge porn, agli sportelli antiviolenza, ai supporti psicologici e vari disegni di legge che hanno inasprito le pene per chi perpetra questi reati. Tra gennaio e giugno 2011 le denunce per atti persecutori e violenze sono aumentate in tutta Italia, con una differenza territoriale significativa. Al sud si denunciano molto meno le violenze domestiche, più 9%, rispetto al nord, più 30%. La tendenza in media si inverte per le denunce ai codice rosso. La Sicilia è la regione dove le donne hanno denunciato di più gli atti persecutori. Il problema però persiste, in quanto ancora sono in tante e in tanti che preferiscono non denunciare, o peggio, tacere quando subiscono violenza sia fisica che psicologica, e quindi ciò che si auspica è una vera e propria rivoluzione culturale che vada a sensibilizzare gli animi di tutti e far capire che denunciare non è un'azione sbagliata, ma è sbagliato non farlo e continuare a vivere una vita piena di ansia e di pericolo. Ce la faremo? Speriamo di farcela veramente. Allora, capitano, l'abbiamo sentito, i casi, soprattutto durante il lockdown, sono aumentati purtroppo in Italia. Nei nostri piccoli centri ci sono stati anche degli episodi, i carabinieri sono stati molto vicini alle vittime, ai cittadini che hanno denunciato, però diciamo c'è sempre quella certa paura, come ho detto nella copertina, di denunciare. I casi di violenza e stalking da parte di chi li subisce ci sono stati, e soprattutto c'è stata un'inversione di tendenza in questi anni in cui lei è stato qua? Allora,
Per quanto riguarda i reati di violenza di genere, stalking, atti persecutori, posti in essere soprattutto nel periodo successivo al lockdown, quindi parliamo del 2021, sono stati in linea con quello che è stato il trend nazionale. Quindi comunque si sono visti aumentati i casi. Questo perché, diciamo, il lockdown è stata una sorta di cassa di risonanza, cioè praticamente lo stare in casa forzatamente, vittima e carnefice, paradossalmente ha instaurato nella vittima di violenze domestiche una voglia di denunciare subito alla prima favorevole occasione. Quindi praticamente abbiamo notato, soprattutto con soprattutto dopo il lockdown, abbiamo notato una maggiore volontà nelle vittime a denunciare. Questo ha portato ovviamente a galla un sacco di situazioni che hanno portato l'arresto del marito, del compagno violento, l'allontanamento dalla casa familiare, diciamo, tutti hanno portato noi carabinieri a utilizzare tutti quegli strumenti di legge che il legislatore ha dato la possibilità alle forze di polizia, ma anche all'autorità giudiziaria, quindi un intervento anche tempestino durante l'acquisizione anche delle notizie di reato. Diciamo che questi piccoli territori c'è anche una sorta di volontà nel non denunciare. Quindi io invito tutti, assolutamente tutte le vittime, a non avere paura, a utilizzare gli sportelli antiviolenza, utilizzare, diciamo, venire in caserma e denunciare. E comunque di aprirsi, di non chiudersi in se stessi, assolutamente. Bisogna denunciare perché con la denuncia paradossalmente si arrivano anche a salvare delle vite. Anzi, non paradossalmente, si arrivano a salvare delle vite. Quindi la denuncia è un elemento fondamentale. Quindi io invito tutte le vittime, tutte quelle persone che stanno nell'ombra tra il voler denunciare e il non voler denunciare, a non avere timore. Lo Stato c'è, le istituzioni ci sono e sono dalla parte della vittima per la tutela della vittima. Assolutamente. Grazie capitano, l'ha annunciato lei durante il suo intervento, un ruolo fondamentale lo possono giocare le associazioni, lo sportello Cotulevi. E prima di ricominciare il nostro giro con le nostre ospiti, andiamo a sentire l'intervista che ci ha rilasciato Rita Lutri, che è presidente, la dottoressa Rita Lutri, che è presidente dell'associazione Cotulevi, nello sportello antiviolenza Diana di Mistretta. Ascoltiamo Rita e poi torniamo in studio. Rita Lutri, responsabile dello sportello Cotulevi antiviolenza di Mistretta. Grazie per essere qui con noi. Parliamo della vostra associazione, come è cresciuta in questi anni e qual è il suo scopo? Allora, il nostro sportello sin dalla sua nascita si occupa di tutte le forme di violenza, sia quelle perpetrate a danno della donna, sia quelle perpetrate a danno degli uomini, dei bambini, tutte le forme di violenza che ovviamente noi denunciamo, debelliamo, vogliamo assolutamente eliminare dalla terra, anche se purtroppo ancora oggi ne vediamo sempre di più crudeli e più cruente. Anche in questo senso lo sportello antiviolenza vuole essere vicina a chi oggi è vittima di violenze gravi. Grandi, più grandi di noi, quali quelle della guerra. Noi pensavamo che non fosse più qualcosa che ci potesse appartenere in questo millennio e invece ancora oggi ci troviamo di fronte a questo argomento. Anche in questo senso lo sportello antiviolenza vuole essere vicino a tutte quelle donne che stanno affrontando da sole qualcosa di così grande, di così tragico, quale appunto lo spostamento, l'allontanamento dai propri mariti, dalla propria terra per mettersi in salvo e per mettere in salvo i propri figli. Devo dire che la comunità di Mistretta ha sempre risposto bene alle iniziative e agli eventi dello sportello antiviolenza, intanto avendo piena fiducia, quindi avvicinandosi allo sportello come utenti, iniziando a denunciare quello che è uno stato familiare, uno stato di donna non degno di essere chiamato tale. Abbiamo seguito parecchi casi che per fortuna sono andati, si sono conclusi bene, quindi con un percorso di accompagnamento legale e psicologico che ha portato la donna, l'uomo, insomma i bambini a uno stato familiare, diciamo, decoroso, con l'allontanamento, con tutte le conseguenze del caso, ma regalando all'utente una possibilità di vita migliore. E poi devo dire che tutta l'intera cittadinanza è sempre molto vicina allo sportello qualora propone iniziative volte alla salvaguardia della vita.
al benessere delle persone, quindi molte volte proponiamo delle iniziative, quali delle raccolte, attualmente è in corso la raccolta per il sostegno delle famiglie ucraine e dei profughi, sia nei centri di accoglienza che nel proprio paese. C'è una vicinanza di tutte le persone, di tutti i generi, una vicinanza anche da parte delle scuole, che vanno a sancire quello che è l'obiettivo cardine del nostro sportello, ovvero debellare ogni forma di violenza, andare contro i maltrattamenti, contro tutte quelle forme non degne, al fine appunto di regalare a tutti una migliore possibilità di vita e di prevenire quelli che sono i concetti di aggressività, di rabbia. Tra l'altro proponiamo molti eventi che purtroppo vanno un po' a rallenti per via del Covid che ci ha tenuto lontano dalla scuola, che coinvolgono appunto gli studenti, sin dalle classi dei più piccoli, proprio perché quella della non violenza è una cultura che deve maturare in ogni essere vivente. Ancora purtroppo non c'è la cultura della denuncia. Spesso molte persone che si avvicinano al vostro sportello segnalano degli episodi che le riguardano, ma poi nell'atto concreto si perdono. Come mai? Sì, purtroppo l'abbiamo riscontrato parecchie volte. C'è intanto il desiderio di una vita migliore, il desiderio di liberarsi di qualcosa che fa stare male, di qualcosa che diventa poi pericoloso. Però di fronte ad una formale denuncia molti utenti fanno 10.000 passi indietro e questo è quanto di più grave possa accadere, perché ancora c'è un tabù nei confronti della denuncia, come se fosse un torto che si va a fare nei confronti del maltrattante, dell'aggressore. Di fatto invece è il passo più importante che bisogna fare, perché non si giunga troppo tardi alla risoluzione del caso. Una denuncia non effettuata oggi, quindi in tempo utile, domani può essere deleteria. Proprio per la vita della vittima o per i bambini che spesso sono vittime indirette, che assistono alle violenze domestiche. Quindi quello che noi vogliamo fare è far maturare questa cultura della denuncia, vista non come un torto che si perpetra ai danni dell'aggressore, ma come la possibilità di risoluzione del proprio caso. Denunciare è fondamentale per mettere al corrente gli operatori che devono assistere, per mettere al corrente le forze dell'ordine della situazione che si sta vivendo. Solo così si dà una possibilità anche all'aggressore di una vita migliore, perché molte volte l'aggressore è vittima di se stesso, non si rende conto del proprio atteggiamento, del proprio comportamento malsano. Con la denuncia si dà la possibilità alle vittime di uscire da una situazione non dignitosa e all'aggressore la possibilità di ricominciare una vita migliore. Che suggerimento vuoi dare a tutti coloro che subiscono episodi di maltrattamento, di stalking, di cyberstalking, affinché abbiano il coraggio di avvicinarsi al vostro sportello? Esatto, proprio così. Le forme di violenza sono infinite. Quello che noi facciamo quotidianamente è lavorare sull'informazione, perché tutti si possano rendere conto che quell'atteggiamento cui sono esposti, molte volte celato da belle parole e da insistenze, presenze continue e costanti, in realtà poi non sono altro che forme velate di maltrattamento, di violenza psicologica, sociale, che sfociano nel cyberbullismo e nello stalking. Di fatto noi abbiamo attualmente un progetto di servizio civile ancora in corso, il cui titolo è appunto "Dallo stalking al codice rosso". Questo ci dà proprio la piena dimostrazione di come molti passi avanti sono stati fatti. Oggi ci sono delle leggi che consentono alla vittima di denunciare quello che in realtà inizialmente non si manifesta come stalking e maltrattamento. Quello che noi consigliamo a tutti è di avvicinarsi, perché comunque all'interno dello sportello vengono tutelati da una legge per la privacy, dal massimo della professionalità, sia dal punto di vista legale che sociale e psicologico. È importante che se ne parli con qualcuno, perché intanto si possa prendere consapevolezza della situazione che si vive e poi si possa essere accompagnati alla denuncia formale attraverso l'assistenza legale dei nostri avvocati, che sono ovviamente dei volontari, e l'assistenza delle forze dell'ordine, che noi ringraziamo perché sono stati sempre impeccabili nel nostro territorio in questo senso, e perché solo così ci si può liberare di uno stato di malessere. Per concludere, ci vuoi descrivere il percorso che viene fatto da una persona che si avvicina al vostro sportello per denunciare episodi di violenza o di stalking?
Assolutamente sì, allora, e la prima cosa fondamentale è quello di entrare in contatto con noi. Noi abbiamo una sede che si trova appunto sotto i portici, per farlo comprendere a tutti, oppure i nostri recapiti telefonici che sono pubblicati ovunque nella nostra pagina, noi periodicamente li ricondividiamo proprio per renderli fruibili a tutti, e molte volte devo dire grazie a voi come emittente che avete dato sempre grande spazio al nostro sportello, e quindi molte volte fate passare anche voi i nostri numeri, i nostri recapiti. Quindi bisogna intanto contattarci, si ha subito un primo incontro con la responsabile, quindi con me, con l'avvocato, con tutte le figure professionali che possono sin da subito venire a conoscenza della situazione e consigliare le diverse strade che si possono intraprendere, perché chiaramente tutte le denunce hanno delle entità e delle valenze differenti. Si cerca sicuramente anche la riconciliazione ove possibile, ma si consiglia quello che è l'iter, quello che è il percorso più sano al fine di mettere uno stop definitivo alla situazione di malessere. Dopodiché si viene accompagnati in questo percorso fino alla risoluzione del caso, sia che comporti la separazione, il divorzio dal compagno o dalla compagna, sia che ci sia da occuparsi di minori, quindi si ha a che fare con il Tribunale dei Minori. In tutto questo percorso si viene accompagnati dal personale professionale in maniera totalmente gratuita, e la denuncia formale che viene fatta alle forze dell'ordine viene effettuata sempre in assistenza con lo sportello antiviolenza. Quindi fino alla risoluzione del caso si è accompagnati. Devo dire che anche dopo la risoluzione del caso c'è quel senso di protezione, di legame che continua a persistere tra gli operatori e gli utenti. Bene, siamo rientrati in studio, abbiamo ascoltato le belle parole, interessanti, soprattutto spero che abbiate capito l'importanza di questo sportello antiviolenza, che non è solo a Mistretta, c'è a Casteldiluccio, c'è a Pettineo, c'è a Tusa, c'è a Santo Stefano, c'è dappertutto, quindi sapete a chi rivolgervi, c'è a Pettineo, sapete a chi rivolgervi. Antonella Calandra, mi senti? Sì, vi sento, ti sento Giuseppe, buonasera a tutti. Buonasera. Allora Antonella, Rita ha spiegato l'importanza dello sportello Cotulevi antiviolenza Diana. La vittima, una volta che entra nel vostro sportello, come tu sei un avvocato che è volontario di questa associazione, come viene protetta, tra virgolette? Allora, innanzitutto, come diceva Rita, vi è l'assoluta riservatezza, quindi l'utente che si rivolge allo sportello viene protetto innanzitutto nella sua riservatezza. Tutto quello che viene appunto raccontato allo psicologo, all'avvocato, che operano all'interno dello sportello, viene fatto nel totale anonimato. E questa è già una garanzia molto importante per le vittime, che spesso hanno paura di avvicinarsi anche agli sportelli per timore appunto che il loro caso venga reso pubblico. E in piccoli centri come Mistretta è chiaro che questo possa arrecare anche timore alle vittime. Detto questo, nel momento in cui viene effettuata l'accoglienza presso lo sportello, se si ravvisa l'opportunità di fissare un incontro con gli avvocati che vi operano, si fisserà l'appuntamento per esaminare nello specifico il caso dal punto di vista legale e verificare se vi siano i presupposti per sporgere querela, e anche in questo caso ovviamente la vittima verrà assistita dagli avvocati che operano all'interno dello sportello. È chiaro che la vittima può sporgere querela qualora vi siano i presupposti legali per farlo da sé, ma è chiaro che la figura dell'avvocato che opera all'interno dello sportello è fondamentale nel coadiuvare questa fase iniziale, ossia quella della querela, perché l'avvocato conosce la legge e quindi conosce anche quelli che sono gli aspetti formali da curare affinché la querela consenta il massimo della tutela nei confronti della vittima. Come diceva Rita, sia lo psicologo che l'avvocato, parlo al singolare, ma in realtà oltre a me all'interno dello sportello Cotulevi di Mistretta operano anche altri due avvocati, ossia l'avvocato Francesca Tamburello e l'avvocato Orietta Lutri. Quindi esaminato il caso, qualora si ravvisino i presupposti, si accompagna la vittima in quella che è la fase di appunto presentazione della querela presso la stazione dei carabinieri. Quindi da qui inizia quello che può essere un percorso anche penale e civile. Innanzitutto la vittima, l'utente viene informato dei diritti che lo Stato le riconosce nel momento in cui presenta
presenta una denuncia per i reati, ad esempio, di maltrattamenti in famiglia piuttosto che di violenza sessuale o stalking, atti persecutori. È previsto, e questo ci tengo a sottolinearlo, è previsto che la vittima di questi reati si è ammessa a godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Questo è un aspetto molto importante, perché spesso le vittime di violenza temono di denunciare proprio per il fatto di dover affrontare anche delle spese processuali non indifferenti. Chi presenta querela per i reati che ho appena citato, invece, ha diritto a godere del beneficio della missione al patrocinio a spese dello Stato. Ciò significa che tutte le spese processuali sono a carico dello Stato e che quindi la vittima viene sgravata, diciamo così, di quest'onere. Grazie Antonella, andiamo dall'altra Antonella che è anche avvocato. Antonella Spinato, ci senti e ti sentiamo Antonella? Pronto? Mi sa che Antonella ha qualche problemino con la sua connessione. Ok, adesso mi sentite? Adesso ti sentiamo. Ok, eccomi. Allora, avevo disattivato il microfono. Ok, allora Antonella, abbiamo parlato dello sportello Cotulevi, della sua utilità, del vostro ruolo da legali. A Santo Stefano di Camastra, come mi stette, è un piccolo centro. Quant'è difficile soprattutto tutelare, o meglio accogliere le vittime nei piccoli centri, anche difenderle da avvocati come fate voi? Sì, la realtà dello sportello antiviolenza a Santo Stefano si annovera dal 2015. Il primo sportello nella provincia di Messina è stato creato a Pettineo e poi è stato tutto un divenire. Non è semplice fare accoglienza allo sportello antiviolenza, perché prima di tutto c'è da battere il muro della, non posso definirla timidezza, della paura. Della paura di essere visti e riconosciuti. Spesso, infatti, nella maggior parte dei casi, nei nostri sportelli si arriva serenamente, sono in luoghi pubblici, in modo tale che la vittima possa raggiungerli senza avere la preoccupazione di essere identificata dal suo carnefice nel momento in cui si rivolge allo sportello. La cosa più complicata in questo momento, secondo me, è, a parte instaurare la fiducia della persona che si dell'utente nei confronti delle volontarie, ma soprattutto reinstaurare la fiducia nella giustizia, perché una delle difficoltà più grosse alle quali noi dobbiamo fare fronte è non tanto sporgere la querela, ma arrivare fino al dibattimento. Infatti, da quando è entrata in vigore la norma del Codice Rosso, molte procure si sono adeguate proprio per poter superare questo problema, facendo sì che nel momento in cui viene sporta la querela, la vittima venga subito sottoposta all'incidente probatorio e quindi venga subito raccolta la prova, in modo tale che si cristallizzi il reato, qualora appunto il reato ci sia. La figura dell'avvocato è una figura importante, ma la figura dell'avvocato da sola allo sportello antiviolenza non fa assolutamente nulla, perché è necessario essere assistiti sia da una psicologa che da un assistente sociale, perché quello del trattamento dell'utente, della vittima, che sia donna, che sia uomo, comunque che sia bambino, la vittima di violenza, è un trattamento che deve essere, che ha bisogno di più competenze, perché l'avvocato da solo non può effettivamente vedere qual è lo stato in cui la vittima si trova e non può assolutamente fare un esame chiaro, preciso, senza l'assistenza e l'ausilio della psicologa, e soprattutto senza l'assistenza e l'ausilio dell'assistente sociale, perché nella buona parte dei nostri casi, nello sportello, almeno a Santo Stefano, ma anche a Pettineo, si vengono a chiedere aiuto vittime che hanno figli, che hanno famiglia, e la paura dell'assistente sociale, del tribunale dei minori, è una paura tangibile, tanto che la prima cosa che viene chiesta è: ma mi portano via i figli? E quindi questo è già un problema, perché rende la vittima reticente a venire a chiedere aiuto. Seconda cosa, secondo problema non da sottovalutare, è l'aspetto economico. L'aspetto economico che
Anche qui, grazie al codice rosso e alla normativa che è sopravvenuta al codice rosso, questa è una novità del novembre del 2021, grazie al reddito di libertà è stata prevista la possibilità alle donne che si affidano agli sportelli antiviolenza e quindi che intraprendono un percorso, di poter ricevere un piccolo aiuto dallo Stato tramite i comuni e quindi erogato dall'INPS. Quindi diciamo che anche questa è un ottimo aiuto e anche un'ottima motivazione in più per affidarsi e confidarsi. Noi cerchiamo come legali il più possibile di imprimere fiducia nelle persone che vengono a chiedere aiuto negli utenti, ma ripeto, spesso è un percorso veramente in salita. È anche il fatto che manchino delle strutture che ci aiutino all'accoglienza. Io vedo Sibilla che ha avuto la splendida intuizione di trovare una struttura adatta sul nostro territorio. Anche quello diciamo, un motivo di reticenza nei confronti delle vittime di affidarsi e venire a chiedere aiuto. È fondamentale l'attività che fa Cotulevi, soprattutto con le scuole, perché anche la scuola è un metodo, è un mezzo per cercare di identificare la violenza, identificare le No, vittime di sono le nostre violenza casse. e soprattutto invitarle a venire a chiedere aiuto, perché spesso sono i bambini, i ragazzini che vanno a scuola, dicono alle madri, ai padri di dire: aiutate, andate allo sportello, fategli aiutare. È una È presenza importante, fondamentale sì. nelle scuole. Questi 2 anni di pandemia un po' non ci hanno aiutato, almeno ho notato a Santo Stefano questo aspetto. Spero di non essere andata fuori tema. No, va bene, assolutamente. Poi ritorneremo di nuovo con te, ma mi hai dato un assist, hai parlato di Sibilla Spinatovega, della dottoressa Spinatovega, che ha creato da qualche mese questa nuova associazione che si chiama appunto Ubuntu, la casa delle donne. Chiediamo pure cosa significa Ubuntu per chi non lo sa a casa. E poi soprattutto l'idea di questa associazione, dove nasce e di cosa si occupa? Qual è la missione di Ubuntu? Allora, grazie, sì, buonasera a tutti, grazie per questo invito, intanto perché mi dai la possibilità di parlare di una tematica che mi è molto al cuore dal punto di vista della violenza sulle donne, dal punto di vista personale e professionale, poi perché mi dai lo spazio appunto di parlare di Ubuntu, che è un'associazione di promozione sociale, Ubuntu Casa delle Donne, una parola africana che vuol dire io sono perché noi siamo. Ubuntu nasce da pochi mesi ed è formato, oltre che da me, che sono il presidente, anche da altre 6 professioniste. Una è collegata con noi, è Antonella Spinnato. Io le voglio salutare e ringraziare tutte, insieme a me, appunto, proprio perché noi siamo una squadra. Io sono perché siamo. C'è anche Carmen Giangarrà, Giulia Mancuso, Giusy Nigrelli e Marina Consentino e poi Roberta Musarra. La missione di Ubuntu è l'aiuto alle donne vittime di violenza, aiuto in tutte le sue declinazioni, quindi dall'ascolto, dal sostegno, ma principalmente all'accoglienza. All'accoglienza all'interno di una struttura di indirizzo segreto per donne maltrattate con i loro figli. Noi, grazie anche alla sensibilità del sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Orrello, diceva anche poco fa Antonella, abbiamo già individuato un luogo che ci è stato concesso in comodato d'uso e che dobbiamo e che stiamo in questo momento sistemando. La missione quindi è l'aiuto alle donne vittime di violenza ed è l'idea di creare Ubuntu nasce da una mia arrabbiatura professionale, diciamo così, da una grande delusione lavorativa che io sperimento nel settore, nell'ambiente dei servizi territoriali palermitani. Io da diversi anni mi occupo, sono uno psicologo clinico, ho sempre lavorato in psichiatria e riabilitazione psichiatrica. Nel tempo tante storie ho visto e in particolare poi ci sono quelle storie che ti colpiscono particolarmente, che ti porti a casa e a cui pensi.
perché toccano sicuramente delle corde diverse insomma, della tua anima. Io ho conosciuto Jessica diversi anni fa, nel 2013. Jessica era una giovane ragazza che si ricovera per la prima volta da me in psichiatria e veniva da un quartiere popolare di Palermo, un quartiere di un contesto di degrado. Jessica era una ragazza molto intelligente che amava la matematica, svolgeva equazioni a velocità. Ma aveva avuto la sfortuna di avere due compagni, entrambi violenti. Dal primo in qualche modo riesce a scappare, il secondo invece in un'escalation di violenza, insomma, ha più difficoltà ad allontanarlo. L'escalation si fa via via sempre più grave. Quest'uomo arrivava a spegnerle per punirla, per futili motivi, a spegnerle le sigarette sulle mani e sulle braccia. Lei da quest'uomo ha un bambino, quindi poi è costretta a lo denuncia. Siamo, come ho detto, nel 2013, il codice rosso non c'era ancora. Lo denuncia e quindi il risultato di questa denuncia è che poi i servizi sociali le tolgono il bambino. Questo è il primo errore che viene commesso, è la ferita più grande che Jessica porta con sé, tant'è che da lì a quel momento lei sviluppa una depressione importante con uso di alcol, abuso di alcol e di sostanze. Quindi quando io incontro Jessica, siamo già in questa fase. Sta con noi 2 mesi, ma poi non avendo una dimora e una casa e non avendo una rete familiare che la sostiene, il secondo sbaglio è quello che Jessica finisce in una comunità terapeutica assistita per pazienti psichiatrici. Mamma mia. Quindi questo è l'ennesima ferita, che Jessica porterà con sé. Con una terapia psichiatrica, sicuramente lei ha una doppia diagnosi, ha una terapia psichiatrica, però il suo sguardo vivace e matematico si spegne completamente. Il suo pensiero a questo figlio che vede chiaramente non costantemente, non vive con lui, vive lei in comunità. Quindi di storie come quelle di Jessica ne incontro tante, ne incontro tantissime, quindi Ubuntu nasce dal caos. E se mi devo dare un po' un attimo, un incoraggiamento, spero che dal caos possa nascere una stella e Ubuntu ha un po' questo obiettivo, dare un rifugio alle donne maltrattate con i loro figli minori. Io mi permetto e concludo di dirti che in attesa chiaramente di costruire, di fare, di sistemare, no, costruire, sistemare questa casa perché è già perfetta per com'è, Ubuntu ha già organizzato delle manifestazioni, degli eventi. Noi ci siamo costituiti ad ottobre e poi abbiamo fatto un primo convegno in modalità remota, Il Rosso delle Donne, dove ha partecipato una testimone di violenza sopravvissuta, Lidia Vivoli, che è un'amica di Bagheria, è una guerriera. Poi abbiamo in attivo, proprio ieri, iniziato un corso base di difesa personale aperto a uomini e donne, ed è in collaborazione con la palestra Mens Sana di Walter Loduca e la Federazione di Arte, Judo, FIGCAM, ed è un corso molto completo dal punto di vista del fisico e che vi consiglio, insomma, di fare. Difendersi è sempre utile. E poi un aspetto che mi preme sottolineare e concludo il mio intervento è che stiamo lavorando per organizzare dei corsi di formazione in collaborazione con il CIRS di Messina, dei corsi di formazione per tutti i volontari, gli operatori, i ragazzi del servizio civile che lavorano in questo territorio, nei centri Cotulevi. È stata una richiesta che mi è stata fatta.
e quindi io l'approvo moltissimo perché penso che sì, la passione in queste cose, il cuore, la passione sicuramente ci muove verso l'altro, però se non si hanno le competenze e non si acquisiscono le tecniche, rischiamo i fallimenti di cui vi parlavo prima. Ok, grazie Sibilla. Intanto Bene. abbiamo al telefono la nostra amica Nadia Accetti, che purtroppo ha avuto qualche problema con la connessione. Nadia, ci senti? Lontano, voi mi sentite? Noi ti sentiamo perfettamente. Sentite? Allora, pronto? Pronto, ti sentiamo. Ciao Nadia, come stai? Ciao, salve a tutti, buonasera, vi abbraccio. Assolutamente. Allora, ti diamo un po' di spazio, visto che sei per telefono, e ti liberiamo quindi subito. Nadia, è originaria di Tusa, adesso vive a Roma, se non mi sbaglio. Nadia, tu hai creato un'associazione che si chiama Donna Donna Onlus, dopo che nasce da una tua esperienza personale. Ce ne vuoi parlare? Sì, intanto veramente sono felice di essere con voi perché Tusa e il territorio è sempre nel mio cuore. E, sì, ho fondato questa Onlus che voi avete ospitato, voi a Mistretta e anche Tusa, che si occupa del tema insidioso della violenza sulle donne e ancora di più dei disturbi alimentari, della prevenzione ovviamente. E nasce dalla mia esperienza dolorosa, ma soprattutto vittoriosa, perché io ho superato la malattia e una violenza non denunciata che mi ha portato ad anni di dolore, depressione, non accettazione, di buio. Però ecco, bisogna chiedere aiuto, sensibilizzare la comunità e trasmissioni come la vostra. I vostri ospiti sicuramente porteranno anche loro luce e voglia di combattere insieme. Ecco, mi Nadia, sentite? sì, ti sentiamo. Nadia, tu hai detto che non hai denunciato, questa cosa te la sei portata dentro e soprattutto ti ha provocato non solo problemi psicologici, ma anche problemi fisici. Che cosa vuoi dire a tutte coloro che non hanno questo coraggio di denunciare e soprattutto che non vogliono denunciare? Chi non vuole denunciare è perché ha paura del giudizio prima di tutto, si sente in colpa spesso, perché poi per quanto simili ogni storia è diversa, anche perché ognuno di noi è diverso. E ha paura anche di eventuali vendette, eventuali anche muri di gomma. Io non ho denunciato perché non mi sono anche fidata del sistema giudiziario. Io mi sento sicuramente di urlare a gran voce che bisogna uscire allo scoperto, che non è colpa nostra, che non dipende da come eravamo vestite o quanto sorridevamo, perché il no è no in qualsiasi momento, però mi sento anche di urlare a gran voce che anche noi nel quotidiano dobbiamo saper cogliere dei segnali. Poi certo, adesso non so quello che avete detto prima, non so quindi in che momento mi inserisco, ci sono vari tipi di violenza, fisica, psicologica, e la prevenzione è molto spesso possibile, perché come nel caso dell'anoressia e della bulimia, non ti svegli che pesi 30 kg o 120. Gli amori malati hanno dei segnali e anche la comunità può intervenire e deve intervenire con amore, senza giudizio, senza indicare il dito. Dobbiamo essere un po' tutti più responsabili dell'altro. È forse un po' sono romantica e utopistica, però ci credo. No, ma ci dobbiamo credere un po' tutti. Per concludere, poi ti libero e ti No, invitiamo a. io sono tanto dispiaciuta, sono Non ti vergognata. preoccupare, anche noi, e noi ti invitiamo a rivenire qua. Ti aspettiamo qua. C'è chi ti conosce, anche qui in studio, come la dottoressa Marchese che ti saluta. Un Ma saluto a tutti voi. ti vorrei chiedere un messaggio che Nadia Accetti, una donna forte che ha saputo superare un momento difficile, che vuole lanciare a tutte coloro che invece hanno ancora difficoltà a superare questi momenti.
Non ci si nasce forte, io non sono forte in realtà, sono sensibile, morbida, quindi accudisco il colpo. No, ovviamente sorrido, sono anche molto autoironica. Quello che ho detto prima, qualsiasi momento per parlare è giusto, con chiunque, senza vergogna. Però c'è anche un altro messaggio, secondo me importante, che non dobbiamo avere paura di essere sole, perché gli amori malati anche sono legati a quello, e che anche da un male brutto come la malattia, io ho tentato il suicidio, sono riuscita a perdonare colui che mi ha fatto così del male, può nascere un bene più grande, perché il passato è passato, quindi dobbiamo chiedere aiuto, ma andare anche oltre, perché noi non siamo la malattia e non siamo i nostri errori. Ovviamente è un tema complesso e non so, ripeto, come lo state affrontando, però ecco, guardarsi allo specchio e morderla questa vita. Assolutamente, ci hai mandato dei bellissimi messaggi questa sera e io ti reitero l'invito a ritornare qua da noi. Sappiamo che tu vieni spesso, quindi quando sarai qua batti un colpo e ti inviteremo con tanto piacere. Intanto No, ma grazie Nadia per essere stata con noi. No, complimenti a voi che affrontate questi temi importanti, perché il bullismo, la violenza, tutte le forme di depressione vanno veramente rotte come lo scalpello con la miniera. Però sotto c'è un diamante. Quindi, viva la Sicilia, viva Mistretta e viva Tusa e Grazie viva Nadia, le grazie Nadia, a presto. Nadia, accetti Grazie, di... un saluto a tutti e buona serata e buon continuo. Grazie all'associazione Donna Donna Onlus. Bene, dottoressa Maria Marchese, l'associazione FIDAPA, Nadia Accetti ha dato veramente, è stata ospite vostra qui, mi ricordo qualche anno fa. Al liceo Manzoni. Sì. Già a sua volta e anche questa sera ha lanciato dei messaggi molto forti e molto importanti. La vostra associazione non è composta da sole donne, quindi la FIDAPA, come si muove in tal senso nella sensibilizzazione di questo Di questo argomento che è tema. molto delicato? Sì. Allora, intanto la sezione di Mistretta è una sezione giovane, ma ha sempre avuto una grande sensibilità nei confronti del percorso contro la violenza alle donne. La nostra referente contro la violenza, per i progetti contro la violenza sulle donne, è la dottoressa Puglia, che è sempre stata l'anima sensibile della nostra associazione. Quindi molti percorsi sono stati iniziati da lei. Io non ero ancora in FIDAPA, sono entrata successivamente con l'Istituto Comprensivo di Mistretta. Ed è stato fatto un percorso negli anni di sensibilizzazione e di conoscenza nei confronti dei bambini e degli insegnanti delle scuole primarie e dei genitori. L'associazione ha fondamentalmente un ruolo di formazione e di sensibilizzazione. Devo dire che sono stati fatti negli anni numerosi eventi in merito, proprio perché è un tema a cui teniamo particolarmente. Abbiamo celebrato qualche anno fa la Giornata Internazionale contro la Violenza online, così in remoto. Abbiamo da poco messo in atto un corso che è stato fatto al Liceo Manzoni. Seguito in cui sono state presenti proprio le figure che citava poco fa l'avvocato Spinnato. Allora, in un incontro è stata presente la psicopedagogista, intanto la dottoressa Puglia al primo incontro come referente, poi una psicopedagogista, la dottoressa Valentina Ilacqua, che ha lavorato tantissimo sugli stereotipi di genere. E questo è un argomento, infatti mi rifaccio molto a quello che diceva Nadia e che dicevano tutte le relatrici della Cotulevi, gli stereotipi di genere che sono quelli su cui si deve andare a lavorare, a scardinare, perché quello che constatiamo è che nei ragazzi ci sono dei pregiudizi Scusi se la talmente. interrompo, si può dire che i nostri piccoli paesi, la nostra società, ancora c'è una certa, diciamo, cultura misogina? Sì, certo, e c'è reticenza, c'è una supina accettazione della violenza domestica. C'è una supina accettazione di alcuni atti di sopruso, anche di percosse che vengono dai familiari, dalle mogli, dalle figlie, ritenuti normali. E sotto sotto, come qualcuno ha segnalato, chi si ribella e denuncia
è guardato male, è ritenuto, è già etichettato come persona non per bene, diciamo così, non per bene, perché dietro la denuncia c'è l'etichettatura di una persona che non riesce a stare nei ranghi, nei limiti, perché il principio è che la donna deve rientrare, deve subire. E guardate che questo c'è anche nei ragazzi. A noi abbiamo fatto un percorso particolare, infatti io credo che la chiave di volta sia la formazione, questo è quello che fa la nostra associazione. Abbiamo suggerito a questi ragazzi con l'avvocato, quello che hanno finito di dire loro, il percorso, a chi rivolgersi, i diritti che hanno, quali sono le tutele, lo psicopedagogista, lo psicologo, il medico, le varie figure, abbiamo cercato un po' di sviscerare e lo abbiamo fatto dopo averli sottoposti ad un questionario anonimo in cui abbiamo cercato di raccogliere tutti i loro dubbi e tutte le loro esigenze. Questo questionario è stato elaborato dalle psicologhe, di cui una è psicologa della Cotulevi, la dottoressa Maria Oliva Lipari, e l'altra è la psicologa Antonella Alberti, che è una nostra socia giovane, FIDAPA. Quindi in questo, lunedì scorso, l'Istituto Comprensivo di Tusa ha effettuato un incontro alla dottoressa Puglia, ha presentato un argomento sempre contro la violenza e ha presentato la Carta dei diritti della bambina. Ecco, questo è è un altro fiore all'occhiello della FIDAPA. L'abbiamo già presentata, è stata recepita al comune di Mistretta, è stata recepita al comune di Castel di Lucio e al comune di Tusa. Gli altri comuni ancora non si sono espressi, però la dottoressa ha descritto nei dettagli quali sono gli articoli e qual è il principio. Ovviamente esiste una tutela anche del bambino, non della bambina, esistono anche gli atti al contrario, però il principio è che la tutela deve iniziare dalle giovani età, come qualcuno suggeriva, dai piccoli, la sensibilizzazione e soprattutto fare assumere la coscienza che anche piccoli atti sono indice di sopruso, di mancanza di rispetto, di mancanza di tutela della dignità. Quindi qualsiasi piccola azione non va sottovalutata, perché io ho una figlia universitaria, ma sento dire anche a ragazzini che determinati commenti vengono ritenuti normali. Ecco, dobbiamo instillare in questi ragazzi il dubbio che quando ci sono atteggiamenti di violenza, lo schiaffo, con lo stalking, il controllare o determinati atti anche sul cellulare, ne abbiamo avuti anche in zona Ne e parleremo ne adesso. parleremo e ce ne sono di terribili. Quando ci sono questi atti, subito è necessario rendersi conto, perché io ho la percezione che non lo capiscano. Quindi rendersi conto che vanno segnalati, ci sono le strutture, come è stato ben detto benissimo, c'è l'arma dei carabinieri, il servizio nel territorio è molto capillare, quindi è fondamentale secondo me l'educazione, cominciare a sensibilizzare, è quello che cerchiamo di fare noi come associazione. Assolutamente. Torniamo dal nostro capitano, dal capitano Marino della Compagnia dei Carabinieri di Mistretta. L'ho detto prima, lo abbiamo detto tutti, c'è ancora questa paura di denunciare. Lei, da capitano di una compagnia che abbraccia tanti piccoli paesi, che cosa si sente di suggerire a tutti gli utenti che ancora hanno questo timore? Assolutamente, io quello che suggerisco e invito sempre le vittime a non avere paura, ad avere fiducia nelle istituzioni, ad avere fiducia nelle nostre caserme, nelle varie associazioni, a non mettere, diciamo, in secondo piano quelli che possono essere dei comportamenti, come sempre del tipo, vabbè, lo perdono, gliela faccio passare. Come ha detto prima la dottoressa, c'è questa mentalità, quasi del perdono forzato, perché se si denuncia si viene etichettati. È una mentalità che deve essere assolutamente superata e per il quale bisogna agire già dalla scuola. Effettivamente noi, come Arma dei Carabinieri, con le varie, diciamo, gli incontri sulla legalità, questo è uno dei temi che affrontiamo spesso sia con le scuole, sia con gli istituti superiori che anche con le scuole medie, perché è dai ragazzi e appunto dalle nuove leve che si può formare quello che è un futuro migliore. Ovviamente le vittime non devono assolutamente temere, perché chi accede in caserma, chi si rivolge
a un'associazione, non viene assolutamente lasciato solo. Mai. La vittima non viene mai, e non mi stancherò mai di dirlo, la vittima non viene mai lasciata sola. Viene accompagnata dalla redazione della denuncia fino alla fine del percorso processuale. E lo Stato non abbandona nessuno, assolutamente, anzi è vicino ed è sempre presente con la vittima. Quindi io invito a non avere paura, a venire in caserma a denunciare, e nel momento in cui si accede o comunque si chiede un aiuto, quell'aiuto non cade nel vuoto, assolutamente. Quel grido d'aiuto viene sempre, quella mano tesa viene sempre presa e portata, diciamo, in acque migliori, ecco. Se posso fare questa, se Questo mi paragone. permettete questa, diciamo, piccola battuta per concludere. Non si lascia mai, non si abbandona mai nessuno, non si lascia mai nessuno indietro. Concludiamo questo giro e poi iniziamo a parlare invece del stalking, soprattutto per quanto riguarda il web, che già la dottoressa ha toccato questo argomento molto, molto, diciamo, contemporaneo. Sibilla Spinnato-Vega, lo ha detto prima, è anche una psicologa. E ci puoi spiegare da psicologa come mai ancora molte donne, non solo anche molte donne, anche molti, ci sono degli uomini pure, non hanno questo coraggio, non hanno questo input di denunciare? C'è qualche cosa dentro che le frena, oltre il contesto sociale? Allora, sicuramente nessuna donna ha la volontà naturale di rimanere in una relazione conflittuale con un uomo che le fa violenza. Chiaramente il percorso che porta una donna ad arrivare a interrompere un rapporto disfunzionale è molto complesso e molto complicato. Ci sono degli ostacoli che la donna, in maniera tangibile, in maniera concreta, incontra. Ne faceva riferimento poco fa Antonella Spinnato, quando diceva che ci sono degli ostacoli di tipo materiale. Spesso la donna vittima di violenza è disoccupata, ha un reddito inferiore a quello del marito e quindi ha paura di esporre se stessa e i minori ad una condizione di povertà. Poi ci sono delle condizioni, degli ostacoli di tipo sociale e ambientale. Spesso queste donne hanno già rotto i ponti con la propria famiglia d'origine, oppure con conoscenti, con amicizie, proprio perché in genere il maltrattante, tende a fare terra bruciata intorno alla compagna, alla partner, tende a tenere in ostaggio la donna. E ancora c'è un meccanismo molto più complesso, psicologico, che le donne tendono a rimanere nella relazione violenta, proprio perché fanno una valutazione del dato di realtà, costo-beneficio. Cioè, se io sto con l'uomo, sto buona buona, tranquilla, evito le esplosioni di rabbia, evito l'escalation, quindi preferisco restare che andare, perché è dimostrato che quando la donna lascia chiaramente c'è un incremento dei fenomeni di stalking e di violenza. Quindi la donna incontra, cioè è una risposta, l'intrappolamento all'interno di una relazione violenta è un processo graduale, quasi di adattamento. Non è che la donna è passiva e remissiva per natura, la donna si adatta a assumere questa modalità che via via, questa risposta adattiva di modellamento del proprio comportamento perché sa che è funzionale alla sopravvivenza. Questo aspetto noi lo ritroviamo anche negli animali. Un animale che è, diciamo, sotto minaccia, che fa? Si finge quasi morto, stecchito, è il cosiddetto fenomeno del freezer. E il predatore chiaramente non lo attenziona più. Allo stesso modo, una donna assume uno stile passivo, lo stile passivo che spesso gli operatori vogliono accelerare, che spesso dà fastidio, in fondo è una risposta adattiva, che chiaramente a lungo andare diventa disfunzionale, perché una donna che impara a non rispondere, perde quelle che sono le sue capacità di coping, perde l'autonomia, perde la capacità di autoefficacia,
Se noi dovessimo parlare in termini organici, perché magari è più facile capire l'esempio, se noi dopo un incidente il nostro corpo rimane a letto per lunghi mesi, la riabilitazione di questo corpo per ritornare alla mobilità sarà lunga, sarà complicata e probabilmente non ripristinerà, cioè potrebbe chiaramente in buon proposito ripristinare la mobilità, però in alcuni casi la mobilità del corpo potrebbe più non essere la stessa. Allo stesso modo, una donna che si adatta a vivere in modo passivo avrà bisogno di un lungo periodo di riabilitazione, deve rimettere in moto queste componenti di autoefficacia, di autonomia che ha perso. Per questo l'uscita da una relazione di violenza non è un processo lineare, non è un processo veloce, è un processo pieno di ripensamenti, di dubbi, di ritorni indietro. Di cambi di rotta assoluti. Gli operatori dei centri antiviolenza questo lo sanno e sanno che bisogna avere pazienza, stare nel qui ed ora della persona che chiede aiuto e non accelerare chiaramente i tempi della donna. Grazie dottoressa Spinato Vega. Andiamo dall'avvocato Calandra. Antonella, abbiamo parlato, come hai sentito, di questo fatto che ancora c'è questo, diciamo, timore della denuncia. Da avvocato di uno sportello antiviolenza, che cosa ti senti dire a tutti coloro che ancora tentennano e soprattutto che cosa si vuole dire affinché si sentano rassicurate nel momento in cui mettono piede all'interno della vostra associazione, del vostro sportello? Tutto quello che hanno detto gli ospiti studio che mi hanno preceduto corrisponde a realtà. È vero che comunque, soprattutto nei piccoli comuni, vi è il timore di denunciare, di avvicinarsi allo sportello, in questo caso Cotulevi. Devo dire che a Mistretta, ma penso anche a Santo Stefano, gli utenti che si sono avvicinati lo hanno fatto anche in virtù, diciamo così, della pubblicità che vi è stata in questi anni in merito anche all'attività dello sportello. E quindi a piccoli passi devo dire che gli utenti stanno cominciando a prendere coraggio nell'avvicinarsi e nel chiedere aiuto. Una cosa che abbiamo riscontrato è che comunque comincia ad esserci anche una risposta dei familiari degli utenti, anche della società, quindi anche dei colleghi di lavoro in positivo, nel senso protettivo nei confronti degli utenti. In alcuni casi al nostro sportello gli utenti si sono presentati accompagnati da familiari, da colleghi di lavoro. Abbiamo riscontrato una rete, diciamo così, di protezione attorno alla vittima. Questo è stato fondamentale perché instaurare un rapporto di fiducia, come diceva la mia collega Antonella, con il legale o anche con lo psicologo dello sportello non è semplice. Bisogna procedere a piccoli passi, rassicurare l'utente sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale. Devo dire, intanto, e approfitto della presenza del capitano in studio, grazie all'arma dei carabinieri, che a Mistretta comunque è stata molto presente nei confronti degli utenti che lo sportello ha messo con loro in contatto. Abbiamo avuto dei casi in cui anche a qualsiasi ora del giorno e della notte, mi riallaccio al discorso della dottoressa Spinato Vega, è fondamentale tenere conto dei vari momenti di up and down dell'utente. Quindi ci sono momenti in cui l'utente si sente scoraggiato e quindi ha paura, e quindi bisogna mettersi anche a disposizione sia da legale che da psicologo. Quindi a qualsiasi ora anche della notte abbiamo ricevuto telefonate degli utenti che si sentivano in pericolo. Anche in questo caso abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei carabinieri, che abbiamo subito allertato e ci sono state delle risposte immediate. Quindi è fondamentale avvicinarsi allo sportello perché si ha la massima tutela legale e psicologica. Per quanto attiene appunto all'aspetto legale, ci occupiamo a titolo assolutamente gratuito di seguire gli utenti sia dal punto di vista dell'eventuale procedimento penale che dal punto di vista dei procedimenti civili. Spesso infatti chi è vittima di maltrattamenti in famiglia
viene accompagnata in quella che è la procedura di separazione dal coniuge. Devo dire che abbiamo avuto anche dei casi che si sono conclusi con esito positivo, ossia casi in cui colui che si era reso autore di maltrattamenti si è reso conto della propria condotta e ha intrapreso anche dei percorsi di disintossicazione dall'alcol. Quindi abbiamo avuto anche dei casi di ricongiungimento familiare. Ci sono varie casistiche, tutti i casi hanno la loro storia, vengono attenzionati in maniera differente e per ogni caso si propongono anche delle soluzioni differenti. Quindi spesso le donne appunto si separano dal proprio compagno e quindi vengono accompagnate anche in quella che è la fase della separazione, sicuramente dolorosa, e qui è fondamentale anche l'intervento dello psicologo, soprattutto se ci sono anche dei minori. Grazie Antonella Calandra. Andiamo dall'altra Antonella, mi viene sempre, cioè Antonella, Antonella, così un salto molto semplice. Antonella Spinnato, voi avvocati, siete all'interno dello sportello Cotulevi, lo fate in maniera gratuita. A te faccio una domanda molto simile a quella che ho fatto alla tua collega, ovvero come date sicurezza, come si fa a dare sicurezza a chi fa un passo così importante, perché lo abbiamo capito che molti hanno difficoltà non solo psicologica, anche culturale, nel dire vado a denunciare, vado a, tra virgolette, a rovinare una situazione preesistente. Sì, effettivamente, innanzitutto il primo approccio è sempre complicato perché chi fa parte dello sportello antiviolenza è una persona dello stesso paese, dello stesso contesto, civico nel quale vive la denunciante. Quindi, innanzitutto bisogna ispirare appunto fiducia, come avevo detto, e soprattutto da un po' di tempo a questa parte, come ha appena detto la collega Calandra, le vittime effettivamente trovano un'ottima rete di sostegno nei familiari. Questa è una sensibilizzazione abbastanza ultima, abbastanza moderna, perché prima il primo scoglio da superare era quello della famiglia. Noi cerchiamo di rassicurarle, cerchiamo di innanzitutto rappresentare quello che è il percorso che potrebbero intraprendere con noi e poi anche dopo di noi, perché noi ci limitiamo solamente a fare un orientamento, poi la vittima sarà lei a decidere a chi affidarsi, a scegliere un avvocato, a intraprendere un percorso con strutture che potranno seguirla, perché una vittima di violenza ha bisogno di assistenza non solo negli incontri organizzati dallo sportello antiviolenza, ma anche e soprattutto dopo, perché l'assistenza appunto alla vittima di violenza è un'assistenza continua, perché come diceva la dottoressa Spinnato Vega, le vittime di violenza hanno bisogno di pazienza. Noi da sole non possiamo fare molto, per noi è fondamentale la presenza dell'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri ci coadiuva totalmente e completamente. Spesso, infatti, vengono le vittime mandate da noi perché hanno avuto un primo contatto con l'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri, appunto, sta iniziando a non essere più vista come una sorta, mi perdoni, capitano, di nemico, ma viene vista come un momento, un posto dove potersi assicurare che garantisce la sicurezza. Quando arrivano e capiamo qual è il problema dal quale la vittima è sottoposta, innanzitutto cerchiamo di rassicurarla dicendo che la giustizia c'è, funziona e che ha bisogno di fare il suo corso, ma soprattutto ha bisogno della collaborazione della vittima di violenza. Seconda cosa, molto spesso quando vengono da noi le donne vittime di violenza sono donne che hanno una sorta di dipendenza dal loro stesso violentatore e dal loro stesso carnefice. E quindi la prima domanda che ci fanno è: ma finirei in carcere? Succederà qualcosa? Devo dire che ultimamente, grazie anche a una norma più favorevole verso chi intraprende, come diceva la collega, dei percorsi di riabilitazione appunto per i maltrattanti, anche la possibilità che la vittima di violenza veda che il maltrattante, anche lui affetto da una patologia, la spinge anche ad assicurarsi e a chiedere e affidarsi di più a noi volontari. Quindi
Quindi anche l'idea che il marito o il compagno o la compagna non finiscano in tribunale, ma possano essere affidate a strutture sapienti e quindi possano intraprendere un percorso, scusi, in galera, non in tribunale, perdonatemi, in galera, possano intraprendere un percorso riabilitativo, aiuta di più la vittima a portare avanti il suo intento. Noi cerchiamo di curare la vittima a 360 gradi, sia nell'aspetto della denuncia, sia nell'aspetto dell'assistenza psicologica, appunto, sia nell'aspetto del trovare una struttura che possa accoglierla qualora non possa allontanarsi, qualora non abbia le possibilità per allontanarsi, appunto, da dove vive. Su questo abbiamo necessariamente molto bisogno d'aiuto dai comuni, perché i comuni, grazie agli sportelli esistenti nei comuni di assistenza civica, possono dare parecchio sostegno, perché possono prevedere, ad esempio, un aiuto per l'acquisto della spesa, un aiuto per il pagamento delle bollette, spesso anche un aiuto perché possono trovare dei lavori temporanei all'interno della struttura dello stesso comune per aiutare le donne a sostenersi. Questa è un modo per rassicurare la vittima quando viene a chiedere aiuto allo sportello antiviolenza. Poi è naturale che comunque è un percorso che ha bisogno di tanto tempo e soprattutto di continue rassicurazioni e di continue conferme da parte della vittima, che vede in noi volontari una sorta di appiglio. Un appiglio, però, certe volte diventiamo anche dei nemici, perché loro mi hanno convinto, loro mi hanno spinto. E ripeto, anche su questo, l'aiuto dell'Arma dei Carabinieri, l'aiuto, l'attivazione immediata delle procure, del sistema protezione della vittima, sicuramente aiuta tantissimo nel percorso di allontanamento e di riabilitazione. È un percorso veramente lungo e l'avvocato da solo non può assolutamente fare nulla, ha bisogno che si attivi la comunità di professionisti, ma anche la comunità intera, perché se la comunità continua a percepire la vittima di violenza come una persona che ha fatto uno sgarbo al suo violentatore, non come una persona che si è liberata, perché in fondo la vittima di violenza è una persona che cerca liberazione, che cerca aiuto, non si potrà mai e poi mai arrivare effettivamente a raggiungere lo scopo per il quale da noi vengono a chiedere aiuto. Ripeto, la nostra attività di assicurare, rassicurare e tutelare la vittima è un'attività che da sole non riusciamo a fare, e per questo c'è Assolutamente. bisogno di una rete. La rete già nasce non solo all'interno dello sportello, ma proprio da tutta quanta la comunità, con l'aiuto soprattutto e con l'affidarsi alle forze dell'ordine. Questa è l'unica soluzione. Grazie Antonella. Adesso piccola parentesi, Cotulevi, l'associazione Cotulevi ha organizzato il servizio civile dappertutto, anche qui a Mistretta. Qui abbiamo una ragazza che è Natalia Lombardo, che sta svolgendo questa attività con il servizio civile. Che cosa ti sta lasciando? Che cosa pensi di questa esperienza? Servizio civile è iniziata a giugno del 2020. Per un primo momento, infatti, abbiamo fatto formazione, che penso che sia la parte essenziale per la prevenzione e per la prevenzione. Dopo abbiamo divulgato su tutti i social i video che abbiamo creato. Organizzato. Abbiamo coinvolto anche le scuole, però a causa del Covid non siamo potuti andare lì personalmente, ma grazie a queste nuove tecnologie siamo riusciti a vederci in via telematica. Appunto, abbiamo fatto vedere dei video che abbiamo creato, appunto per spiegare tutte le varie forme di violenza che ancora oggi sono molto, Diffuse. molto diffuse. Devo dire che questa mia esperienza come posso dire, Formato. formato sia personalmente che anche lavorativamente, e quindi pure posso consigliare agli altri ragazzi di fare proprio questo servizio civile, che lascia davvero tanto. Assolutamente, ha fatto capire Natalia com'è importante anche questa attività. E
dottoressa, stavo dicendo professoressa, non sono quello. Comunque, dottoressa, la FIDAPA, abbiamo visto, è molto attiva su questo settore, ma ci riallacciamo a tutto quello che hanno detto i nostri ospiti, le nostre ospiti. C'è questo timore di denunciare, questo timore di, diciamo, svelarsi in Sì, qualche sì, modo. sì, sì. È solo una questione culturale. Fondamentale la questione culturale. Io personalmente penso di sì, perché se non riusciamo a sradicare questa concezione, non riusciamo a far credere ad ogni persona che ognuno di noi è un atto irripetibile da essere, va rispettato in quanto tale, quindi che ha una dignità che non può essere calpestata. Quindi se non riusciamo a far emergere questo concetto in ogni persona, e sicuramente forse la cultura dominante non ci aiuta in questo, sì, secondo me è un fatto intanto culturale, perché i movimenti ci sono, le associazioni ci sono, ci sono, cominciano ad esserci le leggi, sicuramente ancora il percorso è lungo. Andranno migliorate le leggi perché cominciano ad esserci, ma ci sono dei vuoti normativi ancora, però sicuramente la cultura è fondamentale. Io credo di sì, la nostra associazione in questo ritiene fondamentale la formazione. Io penso peraltro che tutta la cultura globale che si sta creando, lei parlava di cyber stalking. Che ne parleremo Ecco, adesso. e quindi dico, oggi la cultura è per certi versi schizzata alle stelle per quanto riguarda la tecnologia, l'evoluzione. Ecco, stiamo facendo un incontro in cui c'è in collegamento una persona da Roma, loro sono collegati, cose che sicuramente erano Qualche anno fa. impensabili molti anni fa. Abbiamo lavorato tutti così perché il lockdown ci ha costretti a lavorare così. Ma se andiamo a vedere il rispetto della persona in tutti gli ambiti, io credo che forse torniamo all'uovo della pietra, nel senso che c'è tanto cammino da fare, perché secondo me abbiamo perso i principi di rispetto, i principi culturali di base che ogni persona va rispettata, va tutelata, anche da un punto di vista giuridico, anche da un punto di vista giuridico. Quindi sono convinta che va fatto un percorso e ammirevole il lavoro che sta facendo la Cotulevi, che sta facendo la dottoressa Spinnato, questa bellissima iniziativa. Sicuramente il percorso che diceva l'avvocato Spinnato di rete e di sensibilizzazione richiede anche, secondo me, un percorso psicologico, perché molte di queste persone vengono intaccate nell'autostima. Nella Quindi dignità. quello che loro dicevano, sì, sicuramente l'economia, giustissimo tutto, ma anche l'autostima, perché queste persone vittime di violenza ritengono di essere inferiori rispetto, dicono se lui mi tratta così, allora vuol dire che Ho io ho sbagliato. sbagliato, io non sono brava, io sono anche gli insulti lanciati, gli improperi, sei un incapace, sei una persona. Quindi minano l'autostima, quindi è un percorso, come diceva in maniera egregia l'avvocato, di fare riaffiorare lungo, in cui tutte le figure devono fare riaffiorare anche questa consapevolezza della necessità di essere rispettati per quello che si è. Ed è sicuramente un percorso formativo e culturale che parte, dobbiamo partire dalle giovani generazioni e dobbiamo allargarlo ad imbuto. È ovvio che chi ha una certa età Difficilmente, difficilmente certo. cambia, ma sono le nuove generazioni che devono maturare e c'è la possibilità con i mezzi di oggi di farlo. Capitano, abbiamo fatto l'anticipo, ovvero diciamo che adesso lo stalking si è spostato, ha fatto un Sì. trasloco, chiamiamolo così, sui social Si è network. modernizzato pure il termine. Diciamo che e molti, e qua diciamo che andiamo anche oltre l'ambito familiare, perché chi fa stalking con i mezzi di comunicazione moderni è spesso una persona al di fuori del nucleo familiare, anzi, Assolutamente. diciamo il 99% delle volte è così. Chi però, no, andiamo invece di parlare della vittima, del carnefice, tra virgolette, chi perpetra questi reati di cyberstalking, a cosa va incontro? Allora, va incontro a pene severissime, può essere, bisogna dirlo. Non è vero che dietro la tastiera uno è impunito. Assolutamente, assolutamente no. Oh, i fantomatici leoni da tastiera si sentono tanto, tanto forti, tanto grandi, nel
chiamiamolo fantomatico, anonimato della rete, che poi tanto anonimato non ce n'è. Non è perché dietro ogni nostro like c'è sempre, c'è sempre, diciamo, una nostra impronta, quindi comunque noi lasciamo sempre traccia. E ovviamente il legislatore si è adeguato a tutti i nuovi, diciamo, i nuovi reati, soprattutto che si vanno a perpetrare via web. Faccio una nuova faccio esempio il revenge porn, ad esempio, cioè la vendetta trasversale da parte del carnefice con la vittima, con la pubblicazione di foto o video, diciamo, private. Quindi, diciamo, un inasprimento delle pene. Ormai il legislatore è arrivato al punto di mettere quasi sullo stesso piano, paradossalmente, i reati che vengono commessi nella realtà e nella realtà virtuale. Quindi, anzi, addirittura con l'aggravante, perché la realtà virtuale è più invasiva. Il cyberstalking lascia nella vittima un perenne stato d'ansia. Già lo stalking di per sé fa, diciamo, un esempio di cyberstalker chi può essere? Beh, il cyberstalker può essere quello che inizia a inondare la vittima di messaggi. Inondare la vittima di messaggi e fare terra bruciata anche sui social della vittima, cioè andare a chiedere conto e ragione del perché ha accettato una determinata amicizia, il perché ha messo un like a una determinata pagina, a un determinato soggetto. Quindi il cyberstalker è quello che praticamente pedina non più fisicamente la vittima, ma la pedina virtualmente. Quindi dietro ogni like, dietro c'è sempre quel messaggio: perché l'hai fatto, perché non l'hai fatto, c'è quel controllo morboso della vita. Ovviamente il legislatore si è comunque adeguato ed è andato a colpire anche queste condotte che fino a qualche tempo fa, ovviamente, che fino a qualche tempo fa erano, diciamo, secondarie. Però ad oggi, con l'andare avanti del tempo, con la tecnologia che è ormai diventata parte integrante della nostra vita, perché gli ultimi 2 anni, dal 2020, per ovvie ragioni, ad oggi diciamo, internet è diventata parte essenziale della nostra vita. E quindi, giustamente, purtroppo, come ci si evolve, anche, diciamo, i crimini evolvono e quindi entrano a far parte di quella che è anche il campo della rete. Però sfatiamo quello che è sempre un mito del leone da tastiera che viene impunito, che si racchiude dietro l'anonimato. Assolutamente, tutte le volte che si commettono, si lasciano dei commenti offensivi o che si mandano messaggi anche dietro il profilo falso, un profilo falso su qualche social, si lascia sempre traccia. Quindi piano piano si riesce a scavare e a risalire a quello che è il responsabile. Ma chi, una domanda, chi subisce invece? Sì. Il cyberstalking è assillato, sì, da queste, anche da minacce, perché sì, più delle volte vengono minacciate. No. Che cosa deve fare? Che cosa deve fare? Allora, ovviamente il tenere copia di quelle che sono le condotte del carnefice, quindi salvare, fare lo screenshot delle chat, non cancellare quelli che sono i messaggi. Che tante volte, ad esempio oggi faccio un esempio con WhatsApp, si possono cancellare i messaggi, quindi bene o male, però rimane lo stesso traccia del messaggio cancellato, quindi alla fine è una cancellazione fittizia soltanto appunto, visuale. Ecco, è un'illusione. Ecco, diciamo. È un'illusione per non far leggere in un secondo momento il messaggio. Io quello che consiglio ovviamente è tenere sempre traccia. Quindi nel momento in cui arriva un insulto, minacce, insulti o messaggi, ad esempio in meno di un minuto mi arrivano 100 messaggi da parte della stessa persona, sempre cosa fai, cosa non fai, fare, diciamo, una copia di queste chat e ovviamente portare all'attenzione delle forze dell'ordine, venire in caserma e venire a denunciare, assolutamente. O comunque rivolgersi sempre alle varie associazioni. Quindi la cosa che dico sempre è mantenere sempre traccia, perché
può esserci pure che il telefonino magari si rompe il telefonino e quindi si perde tutto quello che è un contenuto di una chat. Ci può anche essere questa remota possibilità. Quindi io dico sempre, mantenete, le vittime devono mantenere e fare copia, perché poi sono comunque sempre strumenti che vengono portati innanzi all'attenzione dell'autorità giudiziaria, laddove ci vengono portati vengono portati alla nostra Attenzione. attenzione. Poi concluderemo con il nostro capitano, la nostra trasmissione, siamo quasi al giro finale e vorrei chiedere ad Antonella Calandra, dell'avvocato dello Sportello Cotulevi di Mistretta, qui abbiamo toccato quest'altro tasto, questo del cyberstalking, lo Sportello Cotulevi si occupa anche di questo tipo di violenza, perché è una violenza, è inutile che ci giriamo attorno, è una violenza e forse credo che sia anche peggiore certe volte, Assolutamente perché... sì, è più sottile. sì, perché entra nel profondo della vittima. Già la violenza di per sé, la vittima c'ha magari qualche momento di tranquillità, di serenità. Invece col cyber stalking no, non ce l'ha, perché in ogni momento noi siamo raggiungibili H24 con i telefonini. Assolutamente. Coinvolge anche la sfera intima, Soprattutto. rendendola pubblica, perché molti di questi episodi, voi ne siete a conoscenza, scene sessuali o di altro, intime, vengono postate e diffuse Come vendetta ledendo, come vendetta, della ledendo la vittima. dignità della persona, perché ovviamente c'è Eh un sì, danno c'è la minaccia poi, assolutamente. Abbiamo quindi. anche sentito storie di suicidi di Ma sicuramente donne. di donne che hanno subito, di donne, di persone che hanno in genere che hanno subito e che poi. Assolutamente. E io volevo chiedere ad Antonella Calandra proprio questo, da avvocato, esiste adesso quest'altro tipo di reato? Ed esistono anche tante leggi che sono uscite, tanti disegni di legge. Queste leggi fino ad oggi hanno dato dei risultati? Vengono applicate o si deve fare ancora tanto? Allora, innanzitutto il nostro codice penale prevede delle fattispecie tipiche di reato, quali il maltrattamento in famiglia, gli atti persecutori, che noi appunto chiamiamo stalking, la violenza sessuale, quindi una serie di reati per i quali ci sono ovviamente delle pene anche abbastanza incisive. Tuttavia, il legislatore, proprio per far fronte alla circostanza che negli ultimi anni gli episodi di violenza sessuale, maltrattamento in famiglia, stalking si siano, diciamo così, accentuati in maniera esponenziale, ha ritenuto opportuno intervenire in maniera incisiva con una legge denominata Codice Rosso, che è entrata in vigore il 9 agosto del 2019. Questa legge è importante perché? Innanzitutto perché introduce quattro nuove fattispecie di reato nel nostro codice penale, tra le quali proprio il revenge porn, ossia la diffusione di immagini e video ritraenti appunto atti sessuali espliciti senza il consenso della persona ritratta. E poi anche l'induzione e costrizione al matrimonio, la violazione di provvedimenti quali l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa. Quindi vengono introdotte delle nuove fattispecie di reato, proprio perché, come diceva poc'anzi il capitano, anche i reati purtroppo si evolvono. Poi in questa legge interviene anche sul codice di procedura penale. L'intento del legislatore è quello di attivare una rete di protezione nei confronti della vittima in maniera più veloce, quindi di accelerare quello che è l'iter del processo penale. E quindi è previsto che la polizia giudiziaria, nel momento in cui ha notizia di un reato di maltrattamento in famiglia, violenza sessuale o stalking, ne dia immediata comunicazione al pubblico ministero anche in forma orale. Il pubblico ministero, una volta ricevuta la notizia iscritta nell'apposito registro, entro 3 giorni deve procedere con l'audizione della persona offesa o di chi comunque ha denunciato il reato. Questo termine tuttavia può essere disatteso qualora lo richiedano esigenze di riservatezza dell'indagine, di tutela della stessa persona offesa o anche bisogno dei minori. Quindi sono state introdotte anche, sono state inasprite le pene già previste per i reati di maltrattamenti in famiglia, qualora gli stessi siano perpetrati a danno di donne in gravidanza o di minore o alla presenza di minori. Quindi diciamo che l'intervento legislativo anche sulla spinta delle associazioni, che appunto in difesa delle donne, l'intervento legislativo c'è stato, però ritengo che ancora tanta strada c'è da fare.
sia dal punto di vista legislativo che della sensibilizzazione, soprattutto della società, dei giovani e quindi nell'ambito scolastico, perché prima di arrivare a difendersi è opportuno procedere con la sensibilizzazione. Quindi è più importante, a mio avviso, sensibilizzare per evitare poi di doversi difendere in un momento successivo. Grazie Avvocato Calandra, andiamo dall'Avvocato Spinnato, ormai il ping pong è questo. Antonella, abbiamo parlato qui col Capitano, anche con la tua collega, di questi nuovi reati, chiamiamoli nuovi, perché appartengono alla tecnologia, e anche a causa di questi nuovi reati sono nate delle leggi, il revenge porn è uno di questi. Secondo te queste leggi hanno qualcosa, ancora qualche lacuna o vanno bene così? Beh, le norme hanno, diciamo che in questo momento il parterre della casistica si sta allargando sempre di più e il codice rosso è previsto nel suo interno delle particolari peculiarità dei casi che si vanno sempre più adeguando a quello che è il progresso, quella che è il nuovo modo di vivere, i nuovi reati, il cyberspazio, che adesso non dobbiamo più solo pensare allo spazio effettivo che abbiamo intorno a noi, ma soprattutto al cyberspazio del quale dobbiamo preoccuparci sempre di più. Scusatemi se faccio un attimo una digressione, però volevo allacciarmi a quello che aveva detto la dottoressa Marchese a proposito dei reati, del revenge porn, di questo tipo di fattispecie di reati che noi abbiamo potuto toccare con mano anche non tanto in posti non troppo lontani da noi. A questo punto voglio anche sensibilizzare e dire ci sono le vittime di violenza e soprattutto ai giovani, alle ragazzine, che spesso cadono nel tranello di Facebook, di quei manipolatori che fingono di creare dei profili falsi con il volto di queste ragazzine su donne nude, su corpi di altre donne, creando appunto in questo caso minacciandole, chiedendo sempre di più, iniziando a chiedere a loro, non so, delle foto effettive loro e spesso creando i loro patemi d'animo non indifferenti che poi porteranno a delle patologie psicologiche importanti. Da questo punto di vista, dico, sono casi che sono anche successi non troppo lontano da noi. Proprio per questo voglio dire abbiate veramente tanta fiducia perché abbiamo le forze dell'ordine con delle nuove tecnologie che riescono a tracciare assolutamente tutto. È vero che bisogna lasciare traccia, spesso le vittime cancellano perché si vergognano, perché quando una ragazzina vede il suo volto sul corpo così mostrato davanti a un'immagine che non è il suo, prova ribrezzo, prova paura e quindi tende a cancellare, di non avere nessun tipo di preoccupazione, di chiedere, anche se cancellate non preoccupatevi, andate a chiedere aiuto, come ha detto il capitano poco fa, il web ha memoria e quindi sono immagini che possono essere assolutamente riprese, ci si può risalire. L'importante è denunciare perché se non si denuncia non ci si può aiutare. E quindi sì, effettivamente il legislatore sta cercando di mantenere il passo, sta cercando di andare avanti, sta cercando di prevedere e inasprire soprattutto già delle normative che delle norme che nel nostro codice effettivamente c'erano. Cercando di inasprirle, cercando di prevedere delle aggravanti sempre più pesanti. Non bisogna mai assolutamente perdere la fiducia perché nel codice rosso è previsto ad esempio un'altra norma, un altro aiuto per le vittime di violenza che è l'apposizione del braccialetto elettronico al violentatore, che è una garanzia non indifferente per la vittima che è sicura che il violentatore è il suo carnefice. C'è continuamente controllato dalle forze dell'ordine grazie a questo braccialetto che non è facile da togliere con un seghetto, per dire giusto, capitano. È un dispositivo fondamentale che può aiutare nel tracciamento, soprattutto può evitare quei casi di femminicidio ai quali noi
Abbiamo assistito a che, ogni, a che praticamente giornalmente, dei quali giornalmente sentiamo. Il problema però è un problema grosso, è il fatto che è vero, vengono fatte le norme, però manca il personale per poterle applicare, perché quando mancano i magistrati, quando manca il personale alle forze dell'ordine, si possono fare tutte le norme che si vogliono, ma se non c'è la materia prima, se non ci sono gli operatori, come si fa a mettere in sicurezza una vittima? E soprattutto le vittime, come avete detto più volte, come hanno detto anche gli altri relatori più volte, hanno bisogno, perdono autostima e hanno bisogno di continua consapevolezza e quindi hanno bisogno continuamente di assistenza psicologica che nei nostri paesi, nei nostri paesi martoriati, svuotati, scusate, non voglio toccare un argomento politico, però mi tocca, è necessario entrare in quest'argomento. Noi possiamo fare tutte le norme che vogliamo, però nel momento in cui lo psicologo più vicino al quale potersi rivolgere è Santo Stefano, ad esempio, deve per forza andare a Sant'Agata per il consultorio, perché a Mistretta non vi è la capienza necessaria. Come dovrebbero fare mai le vittime a poter sopportare il peso del periodo di vacatio che c'è tra la denuncia e l'udienza e poi la costituzione di parte civile senza l'aiuto e l'assistenza continua di uno psicologo? C'è questa campagna che sta partendo, che leggo sui social, cosiddetta Uno Bravo, Sibilla da noi a Santo Stefano offre assistenza psicologica, supporto gratuito a chi ne ha bisogno. Perché devono essere sempre le persone, gli utenti a mettersi a disposizione e non ci può aiutare effettivamente lo Stato prevedendo queste strutture? Perché hanno fatto in modo di svuotare un territorio come il nostro, privandoci di servizi necessari come appunto l'ospedale e di conseguenza anche lo sportello di prossimità, adesso non mi viene in mente. Elementare. Dove poter trovare uno psicologo che può venire ad aiutarti, un ginecologo, un servizio più vicino, più a misura. La norma c'è, ma manca il personale, mancano i servizi e mancano le strutture. Non volevo fare un intervento polemico, però essendo una volontaria e vivendo la nostra realtà, il nostro territorio, mi rendo conto sempre di più che questo svuotare ha fatto sì che noi sì, riempiamo il codice di normative, ma non abbiamo chi ci aiuta a poterle applicare. Scusate, l'intervento è un po' polemico, però è necessario farlo presente, perché tutto poi Assolutamente, ricade sulle assolutamente. associazioni e le associazioni però sono limitate. Noi abbiamo bisogno di assistenza continua e completa nel nostro territorio e ritengo che anche le forze dell'ordine vadano implementate, vanno implementati i magistrati, vanno implementato il servizio di psicologia. È fondamentale perché noi da soli non ce la possiamo fare. Assolutamente, anzi ti ringrazio perché qua hai lanciato tantissimi assist sulla situazione che purtroppo viviamo in questo territorio che fra tagli e tagli e taglietti si rimane senza servizi e questi servizi che hai menzionato tu sono dei servizi essenziali. Sibilla, Antonella ti ha menzionato, Antonella Spinnato, sei una psicologa, lo ripetiamo ancora una volta, quindi il sostegno alle donne è importante, però a quanto pare le associazioni non bastano. È complessa, però ti dico sì, nel senso che mi riporto un po' al concetto delle competenze di cui ti parlavo. Le associazioni bastano se all'interno delle associazioni ci sono figure diversificate, varie, l'abbiamo detto più volte, psicologi, assistenti sociali, medici, avvocati, che abbiano le competenze, che siano in grado appunto di lavorare con la violenza di genere, perché è vero che la passione ci guida, però la passione senza tecnica porta spesso al fallimento. Io quando 5 anni fa, parto sempre da me quando parlo di queste cose perché credo sia più immediato comprendere il percorso. Io quando 5 anni fa ho iniziato ad occuparmi anche di violenza sulle donne,
ho dovuto rimpostare quella che era la mia modalità di lavoro. Io per deformazione vedo sempre la psicopatologia, quindi mi ero fatta l'idea ingenua che lavorare con persone, quindi con persone che avevano della violenza, avrei avuto sempre a che fare da un lato con uomini malati di mente, in grado di fare chiaramente, di mettere in atto aberrazioni nei confronti di donne che dicono di amare, e dall'altro lato che avrei avuto sempre a che fare con donne malate, fragili, e quindi diciamo questo è quello che io. Per cui io mi muovevo. In realtà, l'abbiamo detto più volte, c'è una forma di violenza molto più inquietante, proprio perché è più quotidiana, che passa quasi inosservata. Chiaramente quella esiste anche, ce lo racconta la cronaca nera, però quella che io ho potuto constatare nella pratica è una forma di violenza ordinaria, perché è intessuta nei generi, tra i generi, tra le persone. E quasi non ce ne rendiamo conto, quindi un operatore, le associazioni e quindi gli operatori all'interno dei centri antiviolenza devono essere in grado di cogliere quelli che sono gli stereotipi di genere. Noi agiamo continuamente degli stereotipi di genere senza neanche rendercene conto, perché tutta la nostra cultura, tutta la nostra società, l'ha detto poco fa la Maria Marchese, tutta la nostra cultura, la lingua, i modi di dire, gli spot pubblicitari, le canzoni, la nostra cultura è intessuta di stereotipi di genere, e noi li agiamo inconsciamente. Io per prima, quando lavoro con le donne vittime di violenza, spesso agisco degli stereotipi di genere. Quindi un operatore, se deve lavorare, tutto, mi sentite? No, mi sentite? Concetto un Sì. lavoratore se deve. Ah, ok. Quindi un operatore per lavorare deve essere in grado di cogliere lo stereotipo che agisce a volte sulla donna e quindi rischia di perdere l'aggancio con la vittima di violenza e quindi eventualmente riformularsi e aggiustare, come si suol dire, il tiro. Poi un altro aspetto su cui un operatore di un centro antiviolenza deve lavorare, in questo caso uno psicologo, ma anche un avvocato, è il concetto di non neutralità. Questo è un concetto molto particolare, io ve lo spiego semplicemente dicendo che, e non voglio dilungarmi molto in tecnicismi, quando si va dallo psicologo, per eccellenza, lo psicologo che lavora bene deve avere un atteggiamento neutrale, non giudicante. Tu ti puoi permettere dallo psicologo di raccontare ciò che vuoi, non avrai mai giudizio. Con la donna vittima di violenza, il concetto di non neutralità non funziona perché rischiamo di perderla. Bisogna essere sempre dalla parte della vittima e la responsabilità è sempre di chi agisce la violenza. Perché se noi, chiaramente in casi di violenza già riconosciuta, conclamata, se noi restituiamo alla donna la responsabilità di ciò che accade tra le mura domestiche, non facciamo altro che avvantaggiare il maltrattante, facciamo il gioco del maltrattante che quotidianamente, tutto il tempo, agisce questo processo di colpa per giustificare il suo comportamento. Per cui se ti ho dato uno schiaffo è perché tu mi hai provocato, è perché tu mi fai esasperare. Quindi se noi restituiamo alla donna questa responsabilità, la donna chiaramente si perde per strada, l'aggancio non avviene, non funziona. E infine, ti dico sempre sì, se ci sono realtà di associazioni che lavorano benissimo, se all'interno ci sono appunto questi operatori che sono in grado di aggiustare l'intervento e di lavorare bene sulla persona, e l'intervento con una donna vittima di violenza deve essere costruito
come si costruisce un abito su misura. Cioè io no, e qui concludo, faccio due esempi. Io non posso, devo stare sul qui ed ora della vittima. Non posso né accelerare né essere in ritardo. Io non posso, ad esempio, proporre ad una donna di fuggire di casa, se quindi andare uno step più avanti, se quella donna ancora minimizza la violenza oppure giustifica il marito. Quindi io non posso accelerare i tempi di quella donna, o ancora non posso promuovere nella donna un atteggiamento assertivo o di autonomia se la donna ancora è giorno prima allacciato le scarpe al marito perché lui ha detto fallo. Rischierei chiaramente nell'immediatezza un conflitto tra le mura domestiche. Quindi l'operatore capace deve costruire l'intervento sulla persona e quindi adattarlo alle richieste. Però io sono ottimista, so di molte realtà anche nel nostro territorio che lavorano bene e quindi credo che le associazioni con appunto gli operatori adatti in sinergia con i servizi territoriali e con le forze dell'ordine possono fare un grande lavoro se appunto si lavora insieme. E poi gli Grazie, dottor. strumenti, l'abbiamo detto, sì, oggi gli strumenti chiaramente a disposizione sono molto di più. Ho Grazie, finito. dottoressa Spinnato Vega. Dottore, dove Sì. professoressa? Dottoressa Marchese. Hanno parlato le nostre ospiti di personalità, di stereotipi. Col capitano abbiamo parlato di questo nuovo fenomeno del cyberstalking, che diciamo anche qui è una questione Mi puoi culturale. guardare perché il gatto qua mi sono distratta. Un attimo, fate, vai. Intanto nasce da un cambiamento culturale fondamentale nelle nuove generazioni, perché è ovvio che riguarda le nuove generazioni. Credo anche quelle più Comincia, ecco, grandi. intermedie, intermedie, intermedie. Però per quanto riguarda quelle più grandi, non credo che questi aspetti, quello Sì. dell'esibizione del proprio corpo, del film, c'è ancora forse una nota di privacy e di paura, di dignità, di riservo, ecco, di riservo. Credo che riguardi di più le nuove generazioni perché è un cambio culturale. Ormai i giovani sono proiettati sul social, cioè non La esiste realtà. altro, non esiste altro. Io faccio un esempio banalissimo. L'altra volta parlavo di Nureyev, un grande ballerino russo, mio figlio mi disse: ma chi è questo Nureyev? Cioè, andò a guardare quanti follower aveva, disse: ma questo non è niente in confronto, non so a chi mi ha citato. Per cui oggi il polso dell'importanza di ognuno di noi è il numero di follower. Significa che noi misuriamo, e questo è un grande stereotipo, noi misuriamo le nostre doti, le nostre capacità dal numero delle persone che ci seguono. Quindi abbiamo anche una certa pubblicità, una certa fama. E questo è un cambio culturale enorme. Quindi andare a fare capire che anche dietro questo c'è una privacy, c'è un rispetto, c'è una dignità che non è tutelata. E c'è un cambio di mentalità abissale, perché si posta tutto, si postano i bambini, si postano i grandi, si postano tutte le posizioni e tutte le situazioni. Questo è un cambio culturale, perché non è più un mezzo utilizzato ai fini Di di comunicazione, diciamo. comunicazione, ma è diventato proprio un mezzo di esposizione pubblica. E quindi secondo me lì Io la. dico sempre che mettere un avviso, una cosa su Facebook, è come tappezzare un paese di I manifesti. manifesti, E non solo. è la stessa, esattamente, non esiste più una sfera privata, una privacy, e però questo viene Si dovrebbe essere coscienti però di questo. coscienti, e però dico, questo è anche un fatto formativo, perché le nuove generazioni non sono state formate così e crescono con quest'ottica, che il numero di follower è quello che dà la percezione della grandezza di una persona o dell'importanza di una persona e quindi di tutto quello che è correlato. Io credo che anche in questo ambito ci sia un grande percorso da fare, una grande formazione, perché forse si sono allentate troppo le redini, si è aperto questo varco enorme ed è diventato un oceano in cui andare a capire cosa deve essere limitato, in che modo e dove c'è il limite da fissare anche da un punto di vista giuridico è diventato difficile. Si è ampliato, secondo me, scappato di mano, è sfuggito di mano.
credo che questo sia un oggi nessuno magari legge un libro, ma tutti la sera chattano su Facebook e postano quello che hanno cucinato, quello che si sono messi, il lavoro, quindi è una pubblicità della propria vita globale. E succede forse questo fenomeno dello cyberstalking proprio per questo? Sicuramente anche per questo, perché è ovvio che chi non è soggetto a questo metodo, non utilizza questo sistema, è meno suscettibile di essere aggredito da questo punto di vista. Peraltro, quello che diceva, la dottoressa Spinnato, gli stereotipi viaggiano attraverso questo sistema perché creano, io vi dico questi ragazzini TikTok, tutti questi, creano la ragazzina perfetta, non si può essere grossi, come diceva Nadia Accetti, non si può, si deve corrispondere ad un ideale che sia riconosciuto ufficialmente, condiviso, quindi che è grosso, che ha il difetto fisico, immaginiamo chi ha un handicap, quindi che non rientra nei canoni o chi non è vestito in maniera idonea, quindi non rientra nel gregge e tanti altri stereotipi che sono fondamentali che poi plasmano questi ragazzi, rendendoli suscettibili e facilmente preda di questi meccanismi. Quindi è un, secondo me, è un ambito su cui va assolutamente aumentata l'attenzione, la riflessione da parte di tutti e in primis anche delle famiglie, perché lasciare questi strumenti in mano ai ragazzini, Non va con bene. tutto quello che ne comporta, non credo che sia educativo, ma oggi riteniamo che questo sia corretto e normale. Preferiamo averli davanti a un cellulare e non davanti a un libro, perché un libro possibilmente dà contenuti ed è cultura, lì invece magari vedono tutto quello che succede in questi ambiti E possono diventare anche e preda, possono purtroppo. diventare anche preda. Quindi io Esatto. credo che in questo vada fatto un percorso di presa di coscienza e di rivalutazione con tutti i lati positivi, ma dei lati negativi di questo sistema. Capitano, per concludere, abbiamo terminato. E allora, i social network ormai sono diventati, l'abbiamo detto, terreno fertile per questi stalkerizzatori del web, che magari pensano di farla franca. Lo pensano spesso perché si sentono liberi di mandare il messaggino di minaccia, di torturare una persona, di mandare foto, eccetera, eccetera. Il suggerimento da capitano dei carabinieri di Mistretta vuole dare a tutti gli utenti del territorio affinché facciano un utilizzo intelligente del web e evitino certi incontri spiacevoli, chiamiamoli così. Allora, ovviamente la diffidenza prima di tutto. Sui social, diciamo che la realtà dei social tende a diciamo, allentare quelli che possono essere i freni che magari una persona può avere nella realtà. La realtà non ci si, diciamo, di presenza, nessuno mai andrebbe a raccontare la propria vita privata al primo incontro per strada. Certo. Assolutamente, mentre sui social Ci sono meno tabù. dietro una chat invece uno si sente un po' più libero e quindi cerca di aprirsi maggiormente. In questo modo diventa paradossalmente diventa una preda vulnerabile, una preda facile perché come è successo, mi sono trovato ad operare pure io in prima persona. Quando non ero prima di venire qua a Mistretta, dove praticamente mi sono trovato con una vittima che si è confidata, si è aperta con il proprio carnefice dietro con una chat, una persona che non aveva mai conosciuto, dietro una richiesta di amicizia su Facebook, e quindi diciamo da questa amicizia virtuale poi si sono diciamo, avute conseguenze peggiori. Quindi tante volte i social o comunque la vita virtuale tende, diciamo, ad abbattere quelli che sono i freni inibitori. Quello che consiglio io è di rimanere il più possibile con i piedi per terra, essere diffidenti, soprattutto con le nuove generazioni, come diceva prima lei, dottoressa. I ragazzi, diciamo, i più giovani, i ragazzini, le ragazzine, diciamo, già dalle scuole, paradossalmente alle scuole medie. Quindi già piccolissimi, Già per non parlare dalle ultime, dall'elementare. dall'elementare, ecco, dalle scuole elementari, tendono ad essere dall'amicizia veloce, perché tutto si basa sul numero di follower, sul numero di like che uno fa dietro riceve o comunque ha sui social. Quindi
Io quello che dico sempre è l'essere diffidenti, ma soprattutto con le famiglie. Parlo con qua parlo da carabiniere, più che da padre e comunque da anche utente della rete. Io dico sempre alle famiglie di riprendere quello che è il polso della situazione. Sì, i social hanno dato la possibilità di aprire le menti, hanno abbattuto un sacco di barriere. Assolutamente, però la famiglia deve stare dietro, soprattutto ai più giovani, perché si è arrivati a un certo punto dove la vita sul web è più importante della vita reale. Quindi l'essere diffidenti, il non aprirsi subito dopo una richiesta d'amicizia, il chiedere anche, quello che manca, io quello che ho notato è che manca ai più giovani e il chiedere ma chi è questa persona che mi ha richiesto l'amicizia. Tante volte si accettano in maniera indiscriminata, in maniera incontrollata le amicizie solo per avere più follower, sì, o per avere più amici, ecco. Cioè ci troviamo profili con 10.000, 1 milione, cioè, per dire un numero di, diciamo, città, quasi quanto la capitale, di conoscenti virtuali, sì. Quando poi si vede passeggiare, io dico ragazzi, quando faccio gli incontri sulla legalità qua nelle scuole a Mistretta, tante volte uno ha 2.000, 3.000, 4.000 amici. Più di Mistretta. più di Mistretta, però poi in giro per sei sempre da soli. Sì. Quindi io quello che dico sempre è di stare il più possibile con i piedi per terra. E qua un ruolo fondamentale lo gioca la famiglia. Quindi... ma anche e soprattutto, perché poi c'è anche l'altra parte della medaglia, non sono soltanto i più giovani a cadere nelle trappole della rete, tante volte ci troviamo anche i più grandi, quindi tante volte anche i più grandi, lo parlo per le persone più grandi, non per i giovani, stare sempre attenti. Perché tante volte dietro una foto non si sa mai chi è, se è realmente se è una persona reale quello che vediamo noi dietro una richiesta d'amicizia. Perché tante volte ci sono entrano in caserma persone che denunciano truffe o altri tipi di reati online e non sono ragazzini. Esatto. Tante volte, ecco, quindi la diffidenza è l'occhio guardingo, ecco. Io questo dico sempre, non cedere subito alla frenesia dell'accettare. Lasciare un attimo in stand-by, fare un attimo mente locale su chi è quella persona. Questa è la cosa più importante, per questo bisogna capire che i social, sì, ormai sono diventati parte integrante della nostra vita. Ormai. Assolutamente, cioè, dire che ormai è tutto. Okay. Quindi assolutamente però rimanere con i piedi per terra il più possibile attaccati alla realtà reale, non alla realtà virtuale. Questo è quello che dico io. Assolutamente. E io vi ringrazio tutti e tutte per aver partecipato a questa trasmissione, che credo abbia acceso i riflettori su un argomento molto importante, molto vasto, a cui potremmo stare fino a domani mattina a parlarne, perché non si finisce mai, ma soprattutto perché è un argomento veramente, veramente indispensabile, veramente caldo, veramente importante. E ringrazio chi è stato in video collegamento, Sibilla Spinnatovega dell'Associazione Ubuntu. Grazie Sibilla! Grazie. Che ce n'è da fare. Sì. Poi l'avvocato Antonella Calandra dell'Associazione Cotulevi di Mistretta. Grazie Antonella. Grazie a voi dell'invito e saluto tutti gli ospiti. Buona serata. Poi Antonella Spinnato, avvocato anche lei dell'Associazione Cotulevi di Santo Stefano di Camasta. Ciao Antonella, grazie. Ciao, grazie a tutti, grazie dell'invito e buona continuazione. Arrivederci. La nostra giovane Natalia, in bocca al lupo per il tuo servizio grazie. Civile. La dottoressa grazie Maria Marchese dell'Associazione FIDAPA, grazie. Grazie a loro, una bellissima relazione e complimenti al lavoro che svolgono e speriamo di lavorare in collaborazione e di dare il contributo che possiamo. E grazie soprattutto al capitano che ci ha onorato della sua presenza e ci ha fatto capire come le forze dell'ordine sono vicine al cittadino. Grazie a voi per l'invito. Buonasera. Io ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno seguito.
Ringrazio ancora gli ospiti perché veramente oggi abbiamo dato un servizio nel vero senso della parola e ringrazio Vincenzo La Rosa ed Emanuele Castorina in regia e vi ricordo che Doxa tornerà venerdì prossimo alle ore 21 e parleremo di un argomento diciamo caldissimo, ovvero del rincaro dei prezzi, caro carburante, e che va a inficiare molto sull'economia, soprattutto sui settori produttivi del territorio, quindi parleremo di questa sfaccettatura della nostra realtà attuale. Grazie a tutti, buona serata e buona continuazione con i programmi di Telemistretta.